Prima edizione del nostro telegiornale, buon pomeriggio, apriamo con la sanità isolana. Tra i medici che hanno operato il giovane 15enne foriano coinvolto in un incidente stradale la settimana scorsa, anche il dottor Mimmo Loffredo, medico chirurgo dell'ospedale Rizzoli. L'intervento però è avvenuto nella circostanza di un incredibile turno di 30 ore dell'anestesista. Si tratta di un'emergenza quotidiana che la regione e l'ASL non riescono a risolvere fino in fondo, ha detto Loffredo ai nostri microfoni. Ho avanzato delle proposte, ma devo rilevare che ai sindaci poco interessa in realtà della sanità isolana. Ascoltiamo il dottor Loffredo. Da Forio con il dottor Mimmo Loffredo, che è qui a Forio, è consigliere comunale, ma stamattina parliamo con lui in qualità di medico chirurgo dell'ospedale Rizzoli per raccontare di un'emergenza che ancora viva e presente all'interno del nostro comune di Laccamino, che è quello dell'emergenza del personale, una carenza non solo di specialisti ma anche di sanitari con altre mansioni, che costringe a volte altri lavoratori a turni davvero massacranti. Eh sì, come sto dicendo da anni, praticamente l'ospedale oramai sta alla fine, sta morendo l'ospedale Rizzoli. Nonostante gli sforzi della regione, della direzione generale, che bandiscono concorsi che vanno vacanti, perché chiaramente senza un incentivo, senza incentivare le persone, senza motivare le persone da Napoli, nessuno viene a lavorare qua. Nonostante abbiamo fatto fare interrogazioni parlamentari per avere la zona disagiata, ma vedo che i sei sindaci sono completamente assenti. L'altro giorno abbiamo parlato un ragazzino di 15 anni con rottura di rene e milza, con l'anestesista che era di turno da 30 ore. E voglio dire, si è mobilitata una isola intera per le uova di tartaruga, stanno facendo le guardie di notte, tutti gli ambientalisti, gli animalisti, per l'amor di Dio, cosa sacrosanta, però non vedo nessuno fuori all'ospedale che fa un sit-in, fa uno sciopero, fa una manifestazione fuori dell'ospedale, fuori degli esseri umani. Io voglio lanciare l'ennesimo e ultimo appello, perché poi non ne parlerò più, ai sei sindaci. Voglio dire, ho chiesto un consiglio comunale congiunto. Passato un mese dal crollo del solaio, ma non se ne fa niente. Continuo a chiamare i vari presidenti dei consigli, ma nessuna risposta, nessuno fa niente. Vuol dire che a loro sta bene questo tipo di sanità. Quindi aspettiamo gli eventi, quando l'ospedale chiuderà, poi non dovranno lamentarsi. E sarà solo colpa dei sei sindaci. Rischiamo quindi una situazione di aggravare ulteriormente una situazione emergenziale, non tanto per la mancanza di spazi, per la quale i lavori di ampliamento sarebbero anche ripresi per dare nuovi ambienti all'ospedale Rizzoli, ma per l'emergenza del personale, che sembra veramente una crisi senza fine. Sì, ma ripeto, sia la Regione che l'ASL hanno mantenuto le promesse. Il 1° luglio sono iniziati i lavori di ampliamento dell'ospedale Rizzoli. Hanno messo in sicurezza l'ingresso dell'ospedale, tant'è vero che sta funzionando l'ingresso, stiamo entrando dall'ingresso principale, ma quello che è importante è far in modo che questa zona, questa isola, venga dichiarata come zona disagiata, in modo che gli operatori hanno degli incentivi, parliamoci chiaramente, hanno più soldi sulla busta paga, e questo incentiverebbe le persone da Napoli a venire qua. Avremo la folla di chirurghi, di anestesisti, di infermieri, di OS che vengono a lavorare qua a Ischia. Però questa è una cosa che va fatta a livello centrale, non possiamo pretenderlo dalla regione. Ma se va a parlare una sola persona, se invece si uniscono i sei sindaci e fanno un tavolo tecnico e facciamo una commissione d'inchiesta, facciamo un'interrogazione parlamentare che parte dai sindaci, ha un altro peso, un altro valore a livello centrale. Ma questi qua, ripeto, la sanità isolana non interessa ai sei sindaci. Trasporti marittimi negati per i disabili. Le compagnie di navigazione che collegano l'isola con la terraferma applicano tariffe diverse per i passeggeri con disabilità. Solo alcuni operano agevolazioni tariffarie. Inoltre, i procedimenti online di prenotazione paradossalmente non prevedono la presenza di passeggeri con tali caratteristiche. La questione è stata sollevata dal signor Paolo Messina, disabile residente in Toscana ma di origini ischitane, che ha scritto una lettera anche al ministro Locatelli. Questa sera alle 21:10 trasmetteremo una lunga chiacchierata col signor Messina, che avanza proposte concrete per risolvere la problematica anche da un punto di vista legislativo. Ma intanto seguiamone uno stralcio. Anche se era metà giugno, questo giugno è un giorno feriale, la nave era piena. Ora sappiamo tutti che le navi Caremar, stiamo parlando di Caremar, hanno una grande capienza e spesso, diciamo così, si possono riempire sempre nei criteri di sicurezza.
Per quanto la biglietteria abbia fatto per aprire una lista di attesa, assicurandomi che almeno i primi 5 o 6 comunque avrebbero trovato posto, non è stato possibile aprire questa lista. O questo è per tutti, non solo per i disabili, intendiamoci. Non è stato possibile, quindi o aspetti e speri, oppure te ne cerchi un'altra. E qui entra la mia questione di disabilità. Cercare un'altra significa andare a un'altra compagnia che nel suo pieno diritto, la metta, ma non riconosce agevolazioni ai disabili. Dice, vabbè, ma tu potevi prenotare, c'è sta l'app, c'è sta il sito web. No. Qualsiasi altro tipo di riduzione o di condizione specifica può accedere alla prenotazione online, ma non a disabilità. Non puoi prenotare prima se sei disabile. Questo è il primo inghippo, diciamo così. C'è la possibilità per telefono. Vi dico solo che questo numero telefonico e WhatsApp risponde solo dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno. Io in orario ho mandato un messaggio di informazioni, ma hanno risposto dopo 24 ore. Poi c'è tutta una trattativa da aprire, invio di documenti prima di fare il biglietto. Insomma, è una cosa abbastanza complicata. Non è che vai sopra all'app e fai il voucher e basta. Dici, vabbè, ma devono controllare che tu sei disabile. Verissimo, devono pure controllare se sei residente o se sei minore. E tutte queste cose per tutti si controllano in biglietteria. No, se sei disabile i documenti li devi mandare prima. E questa è la cosa che mi ha sfastidiato, perché non è solo il fatto economico. Dici, vabbè, tu vai dall'altra parte e spendi il doppio. E grazie a Dio io me lo posso permettere. Ma non può essere che i software comandano sopra le persone. A chi si occupa della legge, della norma, va chiesto di rendere obbligatorio l'agevolazione alle persone con disabilità, che sono già riconosciute dagli organi preposti, noi abbiamo l'INPS, per le loro condizioni di trasporto, alle persone e ai loro mezzi, che non sono uno sfizio, non sono una semplice appendice. E questo è l'obiettivo di medio-lungo periodo. Nell'immediato basta chiedere a Caremar, in questo caso, perché è l'unica che già riconosce queste agevolazioni, di modificare i loro software, perché parliamo di intelligenza artificiale, tutte queste belle cose, però sono i software, che la tecnologia che deve essere al servizio delle persone. Fare una piccolissima modifica in modo di aprire anche la loro app, il loro sito web, alle prenotazioni alle persone con disabilità. A Casamicciola, spiagge di Sorangela e Fundera off limits la sera. A partire da questa sera, infatti, le spiagge di Sorangela e dell'Eliporto saranno interessate da lavori di manutenzione che permetteranno di recuperare una notevole quantità di sabbia, così da allargare lo spazio a disposizione per i bagnanti. Sarà un intervento effettuato a partire dalle 19 fino alle 7 dell'indomani mattina, per consentire comunque l'utilizzo degli arenili durante il giorno. I lavori dovrebbero protrarsi fino al 20 luglio. Il ripristino uno di questi due arenili è stato finanziato dalla città metropolitana di Napoli e precede un altro importante intervento, la rifioritura delle scogliere prospicienti le due spiagge per l'ulteriore protezione degli arenili, ma anche della strada retrostante. L'Ischia Global Film & Music Festival celebra la sua 22esima edizione. Il grande cinema si interroga su tematiche importanti, attori, artisti, ambientalisti e cantanti insieme per comunicare grandi emozioni e per trasmettere messaggi di grande rilevanza. In questo contesto unico tante sono state le occasioni per veicolare progetti legati all'ambiente, dibattiti dall'intelligenza artificiale all'Alzheimer, affrontando temi cruciali per il futuro del nostro pianeta e della nostra società, tra proiezioni cinematografiche, performance musicali e forum di discussione. Il festival offre una piattaforma per una settimana intera per riflettere e sensibilizzare su queste importanti tematiche, coinvolgendo il pubblico in una esperienza culturale ed educativa senza precedenti nella nostra isola. Ma ascoltiamo i pareri dei protagonisti. Oggi qui all'Ischia Global si parla di ecosostenibilità e cinema. Oggi parlare del cinema e dell'ecosostenibilità, il cinema come mezzo straordinario di comunicazione, quindi sono due gli aspetti molto forti. Uno sicuramente sono i contenuti, che cosa dice il cinema, che cosa trasmette, che cosa la gente ascolta, vede e si emoziona. E quindi questo è un punto molto forte. Dobbiamo tentare di mandare dei messaggi
positivi, realizzi delle opere che sono in parte anche ecosostenibili. Sì, nelle mie opere c'è molto riciclo. Al contempo, per questo evento con Mare Vivo qui a Ischia Global Film Festival, abbiamo voluto portare appunto anche questa forma di comunicazione differente, quindi con l'arte, quindi per chi è visivo ben venga. E quest'opera va a prendere un po' quello che è il concetto che sta portando avanti Mare Vivo, e quindi Only One, nel mentre va a integrarlo con diverse sfaccettature della vita di tutti i giorni. Quest'anno stiamo parlando di Artificial Intelligence, AI, intelligenza artificiale, e come questo è un impatto nel nostro lavoro. Certamente questa è una grande cosa che in tutti i settori cambia cosa, ma intelligenza artificiale non può creare cose con l'anima, non è possibile. Per quello qui vediamo questo scambio di anima. E non è solo un meccanismo nostro mestiere, ma è una comunicazione della nostra anima a tutti, e si vede in cinema, tutte queste anime diventano un'anima quando guardano una cosa in cinema insieme, oppure anche in televisione, oppure streaming, è la stessa cosa. E questo è essenziale. Per quello io godo per essere qui, non virtualmente in Ischia, ma in persona. Io so che qui sono stati girati dei film strepitosi, parliamo già degli anni 60, parliamo di grandissimi autori del cinema appunto del passato. Da sempre il cinema dà dei messaggi. Secondo me la percezione di noi che cambia, e quindi vogliamo leggere qualcosa in più rispetto al passato, c'è un po' più di profondità oggi, perché le tematiche oggi sono anche un po' più complesse. Tantissimo, soprattutto in quest'anno particolare, perché ieri c'è stata la proiezione del film in cui ho preso parte, Global Harmony, che è stato appunto proiettato qui davanti all'Hotel Isabella insieme al regista campano Fabio Massa, cast. È una particolarità ritornare con un lavoro, è sempre molto più gratificante, a parte che io adoro quest'isola, e quindi ritornare all'interno di un festival e vedere gli amici è perfetto. Il film nasce dedicato a mia madre, Linetta, che non c'è più, che è morta di Alzheimer, è nato anni fa, ho scritto una storia dedicata a lei, e poi è diventato un libro, poi questo libro è diventato un monologo, poi il monologo è diventato una sceneggiatura che ho scritto per il film, e poi ho prodotto il film e l'ho diretto. Una storia molto semplice, non succede niente, c'è una voce fuori campo che poi è la mia, della figlia, che poi sono io, che parla, e si parla di questa donna, parlando di lei si parla della famiglia, parlando della famiglia si parla del passato, di mio padre, di lei, di io, mio fratello bambini, si ritorna al presente, si parla di Napoli perché è andata a Napoli, c'è la musica di Adriano Pennino, ci sono degli attori molto bravi, tra l'altro Linetta Anziana e Angela Pagano, che ieri abbiamo celebrato i suoi funerali perché era molto anziana e purtroppo se n'è andata proprio ieri, quindi mi fa piacere dedicare questo film a lei, che ha fatto una prestazione straordinaria in questo film. Al termine di una seduta fiume durata tutto il pomeriggio, il Consiglio regionale della Campania ha votato due delibere per chiedere il referendum abrogativo, sia totale che parziale, della legge sull'autonomia differenziata. La nostra regione è la prima a raggiungere un risultato che dovrà essere ottenuto da altri 4 consigli regionali per poter andare al voto popolare. Ma vediamo nel dettaglio il racconto della giornata nel servizio. La Campania è la prima regione d'Italia a dire ufficialmente di no all'autonomia differenziata. Dopo una discussione in consiglio durata quasi 4 ore, passano le due delibere portate in aula per chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli. Il primo atto, approvato con 36 consensi su 46 presenti, il parere contrario dei 9 esponenti del centrodestra e l'astensione di un consigliere, chiede la cancellazione totale della norma. Compatta nel voto la maggioranza del presidente della regione Vincenzo De Luca, che trova l'appoggio del Movimento 5 Stelle anche nella seconda delibera in esame, quella per l'abrogazione solo di alcune parti della legge sull'autonomia differenziata. 35 i voti favorevoli di tutti i 35 consiglieri presenti in aula al momento dello scrutinio elettronico, a cui non partecipa la destra. La richiesta di referendum adesso sarà depositata dal presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, scelto dall'Aula come delegato della Campania. A Roma Oliviero sarà accompagnato dai rappresentanti di almeno altri 4 consigli regionali. Pronti a opporsi all'autonomia differenziata ci sono Toscana, Puglia, Emilia-Romagna e Sardegna. Presidente Oliviero, perché è importante andare al referendum per l'autonomia differenziata?
importante perché innanzitutto dobbiamo in questa fase bloccare il tentativo di spaccare il nostro paese. Spaccarlo significa migliorare sempre di più i servizi al nord e peggiorarli sempre al sud. Se non c'è una chiarezza sulle risorse, le risorse che ci devono prima portare al pareggio delle condizioni sociali del nostro paese, e poi si può parlare di autonomia differenziata, perché questa è un'autonomia indifferenziata. Credo che abbiamo lanciato un messaggio corretto con spirito nazionale, quindi non solo la richiesta di referendum, ma abbiamo voluto esprimere la volontà di dialogo. Vogliamo aprire un colloquio con tutte le forze sane e dinamiche del nostro paese. Non è tempo di contrapposizione, ovviamente, a condizione che nel merito correggiamo cose che sinceramente sono inaccettabili per il Sud. Questo è tutto. Le nove contrarie all'astenuto? Non lo so, non ho visto. Noi abbiamo, pur avendo deciso con chiarezza una posizione, aperto la strada di un dialogo. Abbiamo sottolineato la necessità che su una linea diversa, cioè burocrazia zero, noi possiamo unire le forze dinamiche, il mondo imprenditoriale, il mondo intellettuale del nostro paese. Quello che interessa agli italiani è modernizzare l'Italia e fare una battaglia sul doppio fronte, contro le rotture costituzionali, contro la penalizzazione del Sud, ma anche una battaglia altrettanto forte contro la palude burocratica e il centralismo di questo paese, che è poi quello che paralizza davvero l'economia italiana. Si è tenuta a Napoli la 45esima edizione del premio internazionale Guido D'Orso, quest'anno la novità dedicata alla sezione Mediterraneo. L'evento si è tenuto presso la scuola di specializzazione in beni culturali e del paesaggio della Università Federico II. Tra i premiati la comunità di Sant'Egidio e Salvatore Capasso del CNR. Vediamo. Una sezione dedicata al Mediterraneo, in particolare alla sua importanza ed a coloro che con il proprio impegno sostengono lo sviluppo di un'area geografica di rilievo. E questa la novità della 45esima edizione del premio Guido D'Orso. Tanti riconoscimenti assegnati nel corso dei decenni ed a riceverlo personalità importanti come i presidenti della Repubblica, Leone e Napolitano. Quest'anno l'evento si è tenuto presso la scuola di specializzazione in beni culturali e del paesaggio della Federico II. Ascoltiamo il presidente dell'associazione Guido D'Orso, Nicola Squitieri. I premiati sono due quest'anno, l'edizione nuova sono la comunità di Sant'Egidio e il professore Salvatore Capasso del CNR, che redige per conto del CNR ogni anno una relazione sul Mediterraneo. E l'iniziativa è sorta quest'anno proprio per aprire anche l'associazione a queste nuove problematiche del Mediterraneo come area di pace, di solidarietà e di confronto, non soltanto economico ma anche culturale e anche a livello etico, con anche l'estero che sarà partecipe, diciamo, in una casa del Mediterraneo che noi vogliamo realizzare a Napoli come associazione D'Orso. Tra i premiati dell'edizione 2024 del premio D'Orso, la comunità di Sant'Egidio, rappresentata in sala da Antonio Mattone e Salvatore Capasso, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR. Io penso che il Mediterraneo è un ponte più che un mare che divide, è un ponte che può accompagnare l'Europa su una traiettoria di crescita che sia sostenibile e che permetta di ridurre le povertà, le divergenze e permetta anche di facilitare il cambiamento, gli effetti del cambiamento climatico. L'Italia in tutto questo è un crocevia per la sua posizione geografica. Certamente lo è, l'Italia sta al centro del Mediterraneo, lo è sempre stato, no? La storia del Mediterraneo è una storia che è centrata sull'Italia e Napoli è il centro del Mediterraneo. Il premio gode del patrocinio dell'Università Federico II ed il rettore Matteo Lorito risponde così all'idea dell'associazione Guido D'Orso di dare vita ad una cattedra dedicata al Mediterraneo. Io penso che oggi le università del Mediterraneo siano pronte a collaborare finalmente seriamente, diciamo, tra di loro. Si può sicuramente immaginare di insegnare una disciplina comune nelle grandi università del Mediterraneo
per, anche per ricordare quello che è stato, diciamo, il Mediterraneo in passato, il Mare Nostrum, se Nostrum. Allora cominciamo a pensare anche a un'iniziativa di questo genere. Già stiamo parlando con le università mediterranee da molto tempo ed è forse il momento di approfondire questo punto. Può darsi che ce la facciamo, siamo ottimisti. Presenti all'iniziativa anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il vicepresidente del CNR nonché rettore dell'Unisob Lucio D'Alessandro. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Bene, chiudiamo qui, vi lascio in compagnia dei nostri programmi del pomeriggio e ci ritroviamo per gli aggiornamenti all'edizione delle 20:30, a più tardi.